Una terra che è stata culla della civiltà, fatta di piramidi giganti, tombe misteriose e tesori inestimabili. Una via tra Africa e Medio Oriente, ricca di contraddizioni ma anche di bellezze millenarie che giungono da epoche lontane. L'Egitto rappresenta un viaggio alla ricerca di un passato faraonico glorioso. La storia di questo paese è affascinante. L'antica civiltà egizia è considerata una delle più longeve. L'Egitto è la casa degli antichi faraoni che hanno lasciato testimonianze archeologiche incredibili. Il turismo in questo paese è sempre stato una delle principali fonti di reddito. Nel 2010 è stato raggiunto l'apice massimo con 14 milioni di visitatori. Sfortunatamente però, dopo la rivoluzione egiziana, che ha causato tumulti in ogni città, il numero di turisti è drasticamente dimezzato e l'Egitto sta impiegando tutte le sue forze per incrementare il settore e l'accoglienza. La maggior parte dei luoghi storici da visitare in Egitto si trova lungo il Nilo, il fiume più lungo del mondo. Nelle popolazioni antiche è stato fondamentale come risorsa d'acqua, ma anche per l'agricoltura e per la spiritualità. Ancora oggi il 95% degli egiziani vive a pochi chilometri da questo fiume. L'acqua del Nilo sembra così pulita che viene quasi voglia di fare il bagno. Purtroppo però c'è il rischio di contrarre una malattia parassitaria che penetra nella pelle al contatto con l'acqua infetta. Direi che è meglio evitare perciò. Il nostro itinerario in Egitto seguirà proprio il fiume. Partiremo da sud fino ad arrivare alla caotica capitale. Un viaggio tra templi e leggende. Siamo ad Aswan, l'ultima grande città prima del confine con il Sudan. È da qui che partono e terminano le crociere sul Nilo. Aswan è distante quasi 1000 chilometri dal Cairo, ma è stata fondamentale negli anni per il commercio del paese. In passato è stato proprio il porto di arrivo di ogni tipo di mercanzia e oggi la città è un punto turistico abbastanza importante, ma non ha perso la sua autenticità. La prima cateratta a sud di Aswan segna la divisione tra Egitto e Nubia, una zona che include anche la parte settentrionale del Sudan. La storia della Nubia si intreccia da sempre a quella dell'antico Egitto. La costruzione della diga di Aswan però ha cambiato tutto. La diga, costruita negli anni 60-70, fu progettata per risolvere il problema delle inondazioni devastanti del Nilo. La sua costruzione diede origine al lago artificiale Nasser e inondò interi villaggi nubiani, costringendo circa 90.000 persone a spostarsi e molti dei monumenti storici vennero spostati a loro volta per non andare persi per sempre. I nubiani hanno un'identità culturale a parte, con una lingua che non è scritta e che viene tramandata per via orale e una tradizione che portano avanti con fierezza e orgoglio. I villaggi nubiani sono ben riconoscibili perché decorati con facciate colorate e sgargianti. Si sono sviluppati lungo il fiume e qui la vita scorre tranquilla, anche se negli ultimi anni il turismo ha portato cambiamenti numerosi. Sono sorti piccoli hotel, guest house e ristoranti dedicati proprio al numero di turisti. Visitare questa zona in maniera lenta e rilassata è possibile a bordo di una felucca, un'imbarcazione tradizionale a vela. Questo ci garantisce un'esperienza veramente unica e anche di ammirare un tramonto magnifico.
Per iniziare il nostro viaggio vero e proprio lungo il Nilo, saliamo a bordo di una nave da crociera, elegante e a misura d'uomo. Con sole 57 cabine, la St. George ci porterà alla scoperta dei luoghi più belli e famosi della terra dei faraoni. Le crociere in genere partono da Aswan o da Luxor per una durata di 4 o 5 giorni. Si naviga lentamente e si ha il tempo di apprezzare il paesaggio circostante. Passare i pomeriggi sul ponte con il vento caldo che scompiglia i capelli è un privilegio che diventa un ricordo dolce. A bordo si hanno tutti i comfort e ogni giorno una nuova meta ci attende. Questo è il modo più suggestivo di visitare l'Egitto. Ad Aswan visitiamo il Tempio di File, dedicato a Iside, divinità dell'amore, della fertilità e della maternità. Il Tempio di File è uno dei meglio conservati di tutto il paese. Si trova su una piccola isola, ma non è sempre stato qui. Dopo la costruzione della diga di Aswan è stato inondato ed è stato necessario spostarlo pezzo dopo pezzo. La struttura è meravigliosa. È una mescolanza di architettura egizia e greco-romana, con rocce granitiche di color rosa. Colonnati e pareti con bellissimi rilievi, questo tempio è imponente. La leggenda dietro a questa divinità è affascinante. Secondo il mito, quando Osiride fu assassinato dal fratello, sparse poi le sue membra per tutto il paese. Iside li raccolse e si rifugiò sull'isola di File per ricomporre il corpo dell'amato. Abbiamo appena lasciato Aswan e stiamo navigando verso nord. Sulle sponde del Nilo vediamo scene di vita quotidiana, capanne di fango, pescatori solitari e bambini che ci salutano da distante. Il nostro viaggio prosegue e passiamo una vasta pianura coltivata per raggiungere un'altra delle nostre tappe. Siamo arrivati in una piccola cittadina sul lato occidentale del Nilo. Qui c'è un tempio molto importante dedicato a due divinità, il dio coccodrillo Sobek e a Horus, il dio falco. Il tempio è perfettamente simmetrico. Un lato è dedicato a Sobek e l'altro ad Horus. Ultimato in periodo romano, tra i suoi decori sono visibili in geroglifico i nomi di alcuni imperatori romani, mentre i resti di antichi sarcofagi riportano iscrizioni in caratteri greci. Uno dei bassorilievi più interessanti di questa parte del tempio è quello che rappresenta vari strumenti chirurgici. Sono presenti nel tempio anche dei coccodrilli mummificati. Per gli antichi questi animali erano sacri e direttamente collegati al dio Sobek. Un altro tempio dedicato a Horus si trova ad Edfu. È uno dei più grandi e meglio conservati. Le iscrizioni che troviamo all'interno del tempio raccontano non solo della mitologia, della spiritualità, ma anche della vita quotidiana nell'antico Egitto. Il tempio di Edfu cadde in disuso come monumento religioso in seguito all'editto di Teodosio I, che vietava il culto non cristiano all'interno dell'impero romano. Si crede che il soffitto annerito visibile oggi sia stato causato da un incendio appiccato per distruggere le immagini religiose che erano quindi considerate pagane. Per secoli questo tempio è stato sepolto da oltre 12 metri di sabbia del deserto. Questo ha contribuito a mantenerlo nelle perfette condizioni in cui lo troviamo oggi.
La nostra navigazione del Nilo sta per giungere al termine. Arriviamo a Luxor, antica Tebe, la capitale dei faraoni nel loro periodo d'oro, la città delle mille porte. Oggi Luxor è una piccola città che conta quasi 500.000 abitanti e vive maggiormente di turismo, in quanto qui sono presenti moltissimi templi e tombe antiche. Uno dei siti più importanti e visitati di Luxor è la necropoli della Valle dei Re, che custodisce le tombe dei faraoni del Nuovo Regno. Ad oggi sono state scoperte circa 60 tombe qui nella Valle dei Re e alcune conservano ancora gli ornamenti e le decorazioni originali. Le tombe hanno tutte una struttura simile, con un lungo corridoio che scende in un'anticamera e arriva ad una camera funeraria. Le pareti delle tombe sono decorate con scene di vita quotidiana e nonostante i nobili venissero seppelliti con tutti i loro averi, sono pochi i reperti trovati al momento della scoperta, perché le tombe furono saccheggiate nel corso degli anni. Qui è presente anche la famosa tomba di Tutankhamon, ma tutti gli oggetti rinvenuti al suo interno sono esposti al Museo del Cairo. Nelle vicinanze della Valle dei Re si trova anche quella che viene chiamata la Valle delle Regine, la necropoli delle mogli reali. La più importante è la tomba di Nefertari, moglie preferita del faraone Ramses II e famosa per la sua bellezza. Il Tempio di Hatshepsut è una delle strutture più particolari e uniche qui in Egitto. È dedicato a una delle poche donne che ha ricoperto la carica di faraone. La struttura è a più piani, costruita a ridosso della roccia calcarea alle spalle della Valle del Nilo. Altro punto famosissimo di Luxor sono i colossi di Memnon, ricavati da blocchi di arenaria estratti da una cava vicino al Cairo. Anche se oggi sono molto danneggiati e praticamente irriconoscibili, rimangono ancora in piedi e sono impressionanti visti da vicino. Il tempio più visitato dell'Egitto è Karnak, patrimonio mondiale dell'UNESCO. È anche il più grande centro religioso dell'antichità, che si estende per oltre 2 km². La parte più spettacolare è la grande sala ipostila, oltre 5.000 metri quadrati con 134 colonne, di cui 12 centrali di maggior diametro e altezza che sostenevano il soffitto, oggi distrutto. Nel sito sono presenti anche grandi statue e persino un obelisco. Un antico viale di sfingi collegava il tempio di Karnak con il tempio di Luxor. Era originariamente lungo più di 2 km. Purtroppo sono rimasti solo i resti dell'inizio del viale, ma trasmette ancora un certo senso di maestosità. Il tempio di Luxor si trova nel cuore della città. Era dedicato al dio Amun-Ra, dio del cielo, del sole e dell'origine della vita. All'ingresso del tempio svetta un imponente obelisco di granito rosa alto 26 metri. L'obelisco mancante è quello situato in Place de la Concorde a Parigi. Luxor finisce anche la nostra crociera sul Nilo, ma non è giunto il momento di lasciare la città, abbiamo ancora qualcosa da fare.
La sveglia suona molto presto questa mattina, non si è ancora fatto giorno e dobbiamo muoverci per una delle esperienze più elettrizzanti di questo viaggio. Per un punto di vista eccezionale sui monumenti e sul Nilo, faremo un giro in mongolfiera. Sfido la mia paura dell'altezza per ammirare questo meraviglioso panorama. Lasciamo Luxor e con un breve volo arriviamo nella caotica capitale. Caos è la parola giusta per descrivere il Cairo. Una quantità spropositata di automobili e regole stradali sorvolate del tutto che creano ingorghi e traffico che ho visto in egual misura in pochi paesi. Quasi 20 milioni di abitanti vivono in questa città immensa, con zone più storiche e archeologiche e un centro città in cui il trambusto è costante. Sono numerosi i luoghi di interesse culturale da visitare e non ci lasciamo intimorire dal traffico. La città del Cairo viene spesso associata alle piramidi, che però si trovano a Giza, a 18 km dal centro città, e sono il monumento più importante e più antico del paese. Le piramidi sono il luogo di sepoltura dei faraoni alla loro morte. Venivano imbalsamati e posti nei sarcofagi all'interno delle piramidi, insieme ad un corredo funebre fatto di oggetti personali e alimenti che accompagnavano nel viaggio verso l'aldilà. I misteri che ruotano attorno alle piramidi sono ancora moltissimi. Uno di questi è come sono state costruite e come siano stati trasportati i blocchi di pietra. Le tre piramidi principali della necropoli di Giza sono Cheope, Chefren e Micerino. All'interno del complesso funerario si trovano inoltre numerose piramidi minori. Un altro importante monumento qui a Giza è la Sfinge. Per gli antichi egizi il corpo del leone e la testa umana rappresentava l'unione della forza e dell'intelligenza. La Sfinge è un altro grande mistero. Le teorie sulla sua origine sono moltissime. Nei tempi antichi era colorata, il corpo e la testa dipinti di un rosso acceso e il copricapo egizio era a righe bianche e azzurre. La teoria che raccoglie più consensi è quella che la vede come parte integrante del complesso funerario di Chefren, costruita per sorvegliare la tomba. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Cairo Around the World. Oggi siamo in Egitto e vi porteremo in un bellissimo tempio. Scusa, ma che mi rubi il lavoro? Tu fai il regista, questa è mia, la ring light l'ho pure comprata io, ciao! Da luoghi storici e millenari ci spostiamo verso il cuore del Cairo, nel mercato più famoso, dove si trova di tutto, dai souvenir agli strumenti musicali. Questa è una zona molto molto vivace, diciamo così. Tutti ti chiamano, tutti ti cercano e cercano di venderti delle cose. Non esiste un prezzo fisso tra questi negozi, il baratto è alla base di tutto e io che non sono molto brava nel barattare me ne torno a casa a mani vuote. Una giornata passata in questa città è intensa e stancante. Il Cairo è tutto tranne che ordinario, ti prende e ti porta in un vortice di emozioni contrastanti. Per questo mi sono rifugiata in hotel per trovare un po' di calma.
Anche questo viaggio è terminato. Abbiamo esplorato il passato lungo il Nilo, visitando siti archeologici costruiti migliaia di anni fa. Siamo saliti su una mongolfiera e ci siamo immersi nel caos della capitale egiziana. Dobbiamo però salutare questo paese, pronti per una nuova destinazione. Continuate a seguirci perché abbiamo un intero mondo da scoprire.